Senti, allora ho un po' di domande per te, vedo di non farti perdere troppo tempo. No, non c'è Parliamo problema, dimmi. grande, grandissima. Parliamo intanto di allenamenti. Come stanno andando? Come stai fisicamente? Sì, allenamenti stanno andando bene. Un po' per allenarci per l'Extreme ho fatto il Rally d'Andalusia, come hai visto, Sì. perché alla fine io non ho l'esperienza in macchina, quindi ho bisogno di fare dei chilometri, trovare il modo. Allora, non è facile allenarsi come con la moto, nella macchina, anche perché è troppo costoso, ma abbiamo fatto Andalusia che è andato benissimo, poi nella gara della Dakar purtroppo non abbiamo avuto molta fortuna perché abbiamo rotto la macchina, ma stavo andando molto meglio che a Arabia e adesso speriamo che va meglio in Groenlandia. Senti, hai qualche altra idea su gare da fare in macchina? Sì, vediamo, anche dipende dal budget, però spero di sì, di fare qualcosa, di prepararmi, allenarmi e speriamo. Senti, una cosa che io vorrei far capire, perché c'è un po' di polemica, no? Intorno all'Extreme E, perché qualche persona crede che voglia sostituire i rally ride. E dice, ma è una gara da 16, da 8 in realtà, 9 km, non può sostituire un rally. Invece io sto cercando in questi mesi di fargli capire che sono delle cose completamente diverse, no? È una cosa totalmente diversa. Sì, ma no, non penso che voglia prendere il posto dalla No, Dakar. è un'altra È un cosa. altro. Sì, è come c'è anche il Rally Cross che non vuole prendere il posto dal Rally. È un altro. Sì, va bene. Il terreno è un po' simile al Rally Raid, ma poi è più simile al Rally Cross, diciamo, il modo di Formula. correre. Quindi non sì. Quello che io volevo spiegare soprattutto è che voi non avete modo di provare le macchine. Sì, questo è un po' il mio handicap perché Andalusia ho provato, cioè abbiamo fatto tanti chilometri e ho imparato tanto dal primo all'ultimo giorno. Qua invece devi provare la macchina, fai un giro solo e poi devi andare a manetta perché c'è già la classificatoria, il giro. Di qualifica. Allora per me penso che è ancora più difficile che per gli altri perché non ho esperienza in macchina e non è facile perché tu fai un giro e appena sai il percorso e devi già andare a manetta con una macchina che tutti abbiamo fatto pochissimi chilometri. Esatto, perché voi il percorso lo vedete per la prima volta il giovedì pomeriggio. Sì, il giovedì lo facciamo in Arabia l'abbiamo fatto con una 4x4 e con una Jeep e poi qua a Dakar abbiamo fatto il giro con un side by side. Sì, Quindi esatto. abbiamo penso, non so, penso che sia un'ora per fare un po' di giri e poi fai un giro come prova con la macchina, ma con poca potenza. Poi fai il shakedown, che è un giro a testa, e poi fai già la classificatoria, fai un giro ognuno. Senti, quando fai il giro del giovedì, sei insieme al tuo pilota, al tuo compagno di squadra, cioè a Carlos, e quindi... Sì, viene anche l'ingegnere e tutti guardiamo un po' il percorso. E che cosa dice Carlos? Quanti consigli ti dà? Perché io credo che sia la domanda che tutti ci facciamo. Sì, no, Carlos è bravo, anche ha pazienza perché penso che ci vuole alla fine. Io sono nuova, penso lo sapeva già, ma no, è un piacere poter avere i suoi consigli e poi niente, guardiamo. Lui però rimane sorpreso perché io ho tantissima memoria, no? Perché sono abituata all'enduro, a dover sapere tutto, ogni dettaglio. Quindi lui fa più fatica di me in quello. Allora almeno posso essere più brava in qualche cosa. Felice
però è vero, lui mi parliamo dalla linea da prendere, un po' consigli da cosa farà la macchina, cosa fare, cosa no. Alla fine lui ha tanta esperienza, è uno dei più forti e prova a farmi imparare, ma è quello, non è facile perché sono pochi giri e è difficile. Senti, a Dakar è successa una cosa pazzesca in qualifica a Carlos, e cioè che gli è rimasto giù il pedale dell'acceleratore. Tu pensa, allora, è incredibile. Se succede a me mi ammazzo, ma bravissima. Lui è stato, per fortuna è successo a lui, quindi dopo anche è riuscito a fare un bel tempo, anche se era così. Se succede a me mi uccido, però è andata bene che gli è successo a lui. Mamma mia, tu pensa che io stavo guardando quella qualifica insieme a Jutta e tutte e due dicevamo, però se va veloce Carlos, mamma mia quanto sta andando forte. Eravamo basite, no? Perché veramente è andato forte, ovviamente, poi sapendo che aveva il pedale incastrato, però ha saputo gestire in una maniera, io credo lui e forse Sebastien, no, non per cattiveria nei confronti degli altri, ma perché il famoso puntatacco, no? Il giocare di frizione, di acceleratore, che poi la frizione voi non ce l'avete perché non avete cambio nel veicolo elettrico, è la grande bravura, no? Tutto freno e acceleratore. Sì, e poi lui è un pilota, anche se ha l'età che ha, io sono sorpresa da quanta fame ha ancora da fare. Sono rimasta sorpresa perché lui ha già vinto tutto, ha dimostrato tutto e vuole, cioè lui cioè è come un bambino, vuole sempre vincere e quindi è penso il suo segreto, no? Che lo fa essere ancora competitivo. E lui cerca ogni dettaglio al limite di essere preciso di tutto quello che si può fare nella macchina, di farlo, è molto bravo. Senti, parliamo un attimo, io in questi giorni ho pubblicato un video per Gazzetta dello Sport dell'abitacolo della Extreme E insieme a Christine che lo spiegava. E avete veramente tantissime cose da tenere sott'occhio. E proprio oggi sto scrivendo un articolo su Continental col famoso Conti Connect che ti dà questa differenza di pressione dei pneumatici. E è importantissimo, sì. Giusto? Sì, la pressione è importante, ma anche per il regolamento c'è un limite. Non puoi avvasare più di... Dipende il posto dove corriamo, non puoi avere... Quindi, penso più o meno tutti i team hanno la stessa pressione perché alla fine non puoi giocare troppo al limite che magari dopo vieni squalificato o penalizzato. Poi nell'abitacolo è vero, devi schiacciare il bottone dall'iperboost, poi entrare nel posto, adesso non mi esce il nome, è dove si cambia i piloti. Nello switch. Hai il limitatore a 30, che poi anche non è come in una pista che schiacci è facile, non è una pista tutto piatto, lì c'è la sabbia, devi lasciare anche la macchina nel posto dove si cambia piloti, provare a essere, e poi anche noi anche abbiamo un po' il handicap che tutti e due siamo grandi, siamo grossi, quindi altri team sono, cioè ad esempio Hansen e Katie sono piccolissimi, quindi fanno il cambio veloci, noi non possiamo, anche perché la porta non si alza tanto, quindi siamo i due alti e quindi questo però è bello, no? E poi anche io nel mio caso devo imparare anche Carlos, perché la macchina elettrica c'ha delle cose nuove, le mappature, tutte queste cose che stiamo imparando tutti, perché è tutto nuovo. Infatti, senti una cosa, ma a proposito dello switch, quando si è provato in Senegal di fare il cambiamento in 40 secondi e non più in 45, uno dei primi a opporsi a questa cosa in maniera anche molto simpatica, perché ha detto io sono un po' anziano e non ce la faccio, è stato proprio Carlos, no? Sì, no, è vero, perché abbiamo un po' in Arabia c'erano piloti che volevano fare il cambio anche senza tempo.
però non ha molto senso che un campionato che va sulla, non so come si dice, la inclusione, no? La igualdad. Non è giusto perdere. Non è giusto che un team che sono avvantaggiati per la sua misura, certo, no? Statura o grandezza. O grandezza o età, o quindi per me questa gara qua non si può vincere nel cambio pilota. Certo che devi esserci un tempo limite per non stare lì mezz'ora a aspettare, ma no, secondo me non è giusto, no? Che si può vincere la gara perché poi tutti i team prenderanno piloti piccoli e quelli che siamo alti non è molto giusto. Quindi anche... Però anche sono stati bravi Ekström e Loeb che dicevano, erano d'accordo con Carlos, no? Anche se loro sono vantaggiati su questo, sono stati gentleman e hanno detto ok, siamo d'accordo perché non si può vincere la gara perché sei più piccolo o più magro o più agile. Che penso a Johansson, no? Anche lui è uno spilungone. Anche Johansson, sì. Sì, ma Johansson avrà 30 anni e... Però, no, è vero, spero che non mettono giù il tempo, perché poi penso che anche è pericoloso. Si è visto in anche questi team che si lamentavano e non volevano neanche il tempo in Arabia, partivano con la cintura messa male. Poi se c'è un incidente pericoloso, quindi per me non ha senso farci fare il cambio troppo veloce. Infatti mi spiegava Christine che lei a Dakar ha preso una multa per questo motivo, perché col meccanico non hanno agganciato bene la cintura, no? Quindi c'è anche da fare attenzione a questo. No, anche per la nostra sicurezza, anche perché sei sotto stress, perché ti fanno vedere poi anche perché le cinture è un'altra cosa, no? Non vanno, cioè Carlos, le donne siamo più larghi qua sotto, no? Quindi io ho bisogno da più, anche qua sopra. Sì. Io ho bisogno da più, cioè lui è più stretto sotto, poi io devo o lui al contrario, quindi perdi un po' di tempo su queste cose. Secondo me devi esserci la sicurezza, poi sei sotto stress, devi saltare dalla macchina. Pensare alla velocità, ci sono troppe cose, poi il pilota deve aiutare anche al pilota, è un po' stressante e per me non è molto giusto abbassare il tempo. Tempo, ok. Senti una cosa, parliamo un attimo di Jutta. Allora, tu sei la regina del deserto, la regina della Dakar, per quanto riguarda adesso le due ruote con tutti i tuoi successi in moto. Prima di te lo era stata Jutta sia in moto che poi in macchina, perché è l'unica ad aver vinto nel 2001. Quindi stamattina ho fatto un'intervista con Molly Taylor e le chiedevo, credo che per voi, quindi per la parte femminile diciamo della Extreme E, Jutta sia sicuramente un esempio, ma ora è anche un'avversaria. Sì, ma io sono contenta che c'è lei, no? Alla fine io l'ho sempre seguita, per me è stato sempre un esempio, no? Perché io da piccola vedevo la Dakar, la seguivo e mi fa piacere correre con uno dai miei idoli, no? Dai miei esempi. È bello che è lì e correre contro una come lei che ha vinto la Dakar, anche da compararsi, da vedere se riesco a avvicinarmi magari in un futuro, è sempre bello. Anche perché lei poi è una persona, ama molto parlare ed è una persona che condivide tanto, quindi io sono sicura che lei per prima, pur essendo ora in un team avversario, ti viene a dare un consiglio, cioè se ti vede su una situazione è la prima che lo fa, perché è molto disponibile. Sì, lei, io non è che la conosco tantissimo, ma sempre l'ho vista nelle gare da Rally Raid, è sempre lì a fine speciale. È da tanto tempo che mi dice, cioè devi fare il salto alle macchine, e sempre mi dice le cose belle. Io ho un grande rispetto per lei, anche penso al contrario sia la stessa cosa, è bello, e adesso essere lì con trincanti, avversari, è molto bello. Sicuramente. Senti, una domanda che in molti si fanno con grande spavento, devo dire, ma io penso che sia abbastanza sicuro. Cosa tu farai la prossima Dakar, se in moto o in macchina?
Non lo so ancora al 100%, sto guardando, stiamo lavorando un po', penso che a presto si potrà sapere qualcosa. Io personalmente te lo dico da tua fan, spero ancora in moto, però capisco che magari bisogna crescere, come dice Jutta, bisogna fare il salto. Anche perché ho 35 anni già, anche se non sembro. No, vediamo, vediamo, ma spero tra poco di avere un po' di notizie. Tra l'altro tu, come mi hai detto in aeroporto quando ci siamo viste per partire per Dakar, mi hai detto a Madrid, mi hai detto ho ricominciato a fare trial proprio perché ho 35 anni e quindi bisogna mettere un nuovo campionato in quelli che già avevi caldi quest'anno, no? Sì, sono anche stata un po' ottimista quest'anno a fare i piani dal calendario perché ho avuto l'anno scorso, sono stata malata e ho avuto qualche mese che stavo bene e sono stata magari un po' troppo ottimista, pensavo di poter fare tutto bene e il mio corpo invece sta pagando un po', no? Questi mesi di gare, di enduro, trial. Quindi adesso sono un po' giù fisicamente e sì, sto soffrendo un po' questa stagione per il mio fisico. Cioè, ho tanta voglia di andare in moto, ma il mio corpo mi fa rallentare un po'. Ti frena, almeno uno che riesce a frenarti è giusto il tuo corpo perché non ci riesce nessun Sì, altro. l'unica cosa che può frenarmi è quella, mi sa. Esatto. Senti, dimmi una cosa che sono sicura ti ha fatto piacere, visto quello, i tuoi passati appunto in Sardegna, al Rally di Sardegna, no? Al Sardegna Race, tornare in Sardegna con Non l'Extreme l'ho fatta, no. Non l'ho mai fatta a E. Non hai mai Sardegna fatto la Rally, eh? Sardegna tu in moto? Ho fatto solo la vacanza in Sardegna, non gare. Io pensavo Però l'anno, mi mi fa ricordavo piacere. dell'anno del Transanatolia che fossi venuta anche in Sardegna, quindi no. No, 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 però ho voglia di fare la gara in Sardegna, è un posto bellissimo, mi piace, sono stata un paio di volte in vacanza e poi anche perché abbiamo meno ore di aereo più Ah, vicino e sicuro? sarà. Più vicino di così? Anche se è un peccato, penso non andare in Argentina e Brasile. Brasil perché soprattutto mi dà fastidio non poter andare in Patagonia perché era veramente uno dei posti che mi piacerebbe viaggiare. Un posto che da tanto tempo dico che voglio andare e era bellissimo andare a fare la gara lì. Ah, è vero. Senti, che cosa metterai nella valigia per la Groenlandia? Un po' di roba per il freddo, un po' di roba termica, anche perché qua che siamo sotto il caldo questi giorni qua in Spagna è stato Anche qua. brutto, quindi sarà un bel cambio, però c'ho voglia. Poi anche in macchina non è che la soffri tanto il freddo, è peggio in moto, quindi sarà bello avere la giacca e sarà bello. Che cosa ti aspetti? Ne avete parlato con Carlos del tipo di terreno che si troverà in Groenlandia? Non lo sappiamo, ma non. Cioè, sarà penso una gara molto diversa da quelle che abbiamo fatto perché Arabia e Dakar sono state due gare molto per noi, diciamo, è più deserto dove la nostra esperienza magari poteva aiutare un po' di più. Penso che qua in Groenlandia non penso che ci sono le dune, quindi vedremo. Non lo so cosa troveremo, ma penso un po' magari fango. Non lo so, non sappiamo bene fino a che arriviamo lì. Infatti, senti, tu sarai sull'aereo martedì col charter da Londra o mercoledì? Non lo sai ancora. Penso martedì 24 viaggio. Allora ci troviamo in aeroporto. Ok. Grandioso. Senti, un'ultima domanda. L'allenamento di questi ultimi giorni, stai appunto, visto che dicevi che sei forse il fisico un po' provato. Stai più tranquilla o comunque fai qualcosa magari in palestra? No, sto facendo qualcosa ma molto piano, anche perché il mio corpo, ho fatto un po' di vacanza anche che avevo tanto bisogno, anche mentalmente perché
Aspetta. Aiuto, eccoti. Anche mentalmente, perché quando fai tanti weekend così, poi cose diverse, viaggiare su giù, ci voleva la vacanza, adesso la testa a posto, il fisico non ancora, ma adesso provo a allenarmi piano, tranquilla un po', quello che il mio corpo può fare, e niente, anche girare un po' con il side by side, prima dalla Groenlandia, per fare, anche se non è la stessa cosa, fare un po' di quattro ruote prima di partire. Come mai non ti abbiamo... Ah no, stavo per chiederti come mai non eri alla Baja Aragon, ma perché era in concomitanza con l'enduro mondiale. La Svezia. La Svezia e poi anche il budget, no? Anche se ero a casa non è facile, perché ho già fatto l'Andalusia, che è stata una bellissima esperienza, è molto, molto bello anche il risultato, ma purtroppo le macchine non sono come le moto. Ecco, questa cosa, infatti il budget è notevolmente più alto, no? Sì, e poi io che vengo dalla moto penso che se hai la voglia puoi arrivare più o meno dove vuoi, no? Perché alla fine allenarsi in moto non è molto caro, confronto la macchina, e poi lì ci metti disciplina, Sì? E voglia, e tu migliori, no? Nella macchina, se non hai soldi, anche se metti la voglia, è più difficile, quindi devi trovare il budget, non è facile, ma vediamo, spero di poter fare cose prossimamente. Grande. Senti, l'ultimissima cosa, un pronostico su il mondiale enduro e il mondiale trial classifica femminile. Vediamo, mondiale enduro è un po' più non facile, perché non si può dire mai, però magari sono in una posizione un po' più comoda. Non ho bisogno di vincere in Francia, penso finire con 2 secondi, quindi c'è un po' di margine. Invece nel trial sono obbligata a vincere la ultima gara, perché pareggeremo a punti, e una dalle altre gare da prima. Quindi non è facile, anche perché mi dà un po' fastidio che il trial sto soffrendo tanto il fisico, perché già col fisico così sono stata... Ho vinto una e le altre due le ho perse per poco. Penso che se ero a posto fisicamente potevo andare meglio, ma vediamo, mancano 3 gare, siamo a metà. Brava. Laia, grazie, grazissime. Io ti mando i saluti da tutti i tuoi fan in Italia, che sono tantissimi, ma veramente tanti. E poi ci vediamo la prossima settimana, allora. Va bene, ciao, grazie. Grazie, ci vediamo. Ciao.